Buonasera, ciao cari compagni, cari compagne. Io voglio condividere con voi un sentimento di ottimismo che magari tra qualche mese ci rimangeremo. Giorgio dal Fiume. Un sentimento di ottimismo, ma non così tanto per fare simpatico. Mi sembra che ci siano gli spazi politici e culturali giusti, che ci sia l'opportunità per parlare con i milioni di persone di cui diceva prima Guido. Penso che se noi siamo qua lo condividiamo, magari con più o meno dubbi, più o meno esperienze, magari non tutte di successo alle spalle. E quindi dobbiamo veramente sforzarci di parlare a quei milioni di persone, mi riferisco agli esempi che diceva Guido Viale all'inizio, una parte dei quali sono sicuramente disorientati. Adesso può darsi che il miracolante Renzi faccia fuochi d'artificio in questi mesi per cercare di orientarli il più possibile, dobbiamo aspettarcelo, ma sono convinto che c'è abbastanza disorientamento per guardare con interesse a questa esperienza e a guardare con interesse in particolare la sua provenienza chiara, limpida di origine della società civile, pur incrociandosi giustamente, secondo me positivamente, con partiti e organizzazioni di massa. Ecco, per fare questo però ovviamente, come è stato detto anche la prima serata, è fondamentale avere delle parole d'ordine, dei messaggi chiari, uscire dalle nostre generazioni, da queste sale, per poter entrare in contatto con chi è in cerca e non sa cosa trovare, o non sa neanche ad essere in cerca, però se trova qualcosa si può attivare. E ecco, rispetto a questo, condividendo pienamente i motivi per cui l'obiettivo centrale è la rivoluzione, il cambiamento radicale delle politiche finanziarie e di presunto risanamento del debito dell'Unione Europea, mi chiedo se, pur mantenendo al centro questo aspetto ovviamente, se sia possibile, se non addirittura necessario, anche trovare altre, non slogan, ma altri contenuti facilmente sintetizzabili e ovviamente estremamente coerenti con l'impianto generale della lista Tsipras. Prima però, perché avevo tre punti, prima di questo è uno dei tre, ne avevo un altro molto più terra terra e banale. Io mi aspettavo, mi aspetto da questa sera di uscire da qua sapendo quando andare a raccogliere le firme e fare i banchetti, perché non abbiamo tempo. Certo, c'è da aspettare ovviamente la decisione sui nomi delle liste, perché giustamente si vogliono raccogliere le firme con i nomi e cognomi davanti o sotto o sopra. Però ecco, sarà questione di giorni. Io mi aspetto che da questo incontro, avendo anche voi mandato, grazie sempre peraltro, il questionario rispetto alle disponibilità, ecco, sia un pochino più chiaro come concretamente poterci si organizzare o quale appuntamento avere presente in modo da poterci distribuire, poterci organizzare, distribuire, è un compito veramente notevolissimo, non abbiamo tempo da perdere. Tornando alla questione dei contenuti, come già vediamo, anche il nuovo ministro dell'economia si sta già dichiarando anti-austerity, d'ora in avanti sarà una pioggia di anti-neoliberisti, anti-austerity per l'intervento pubblico, eccetera, eccetera. Quindi la necessità di distinguerci in positivo e in modo anche aggressivo, cioè non facendo le pecorelle del panorama politico, ma chi è in grado di incidere sui contenuti altrui, di criticarli e di fare delle proposte forti, io mi chiedo se non sia possibile aggiungere in modo democratico, partecipato e armonico, quindi evitando la fioritura di slogan spontanei che magari si contraddicono tra di loro, se non sia possibile aggiungere anche dei contenuti chiari, per esempio il diritto di cittadinanza, per esempio politiche, esempi concreti rispetto alla riconversione ecologica dell'economia, e lo dico sapendo che ce ne possono essere tanti, per esempio politiche attive per il lavoro, politiche attive pubbliche, chiedo scusa, per il lavoro, visto che siamo in completa mancanza di questo, e per esempio l'armonizzazione delle politiche fiscali a livello europeo, visto che siamo pieni di paradisi fiscali, abbiamo qualcuno come l'Inghilterra che se ne frega altamente rispetto a qualsiasi obiettivo di regolamentazione dei mercati finanziari. Ecco,
non dobbiamo improvvisare, non possiamo far sì che il circolo di Bologna sia diverso da quello di Cuneo o di Palermo, però mi chiedo se non sia il caso, raccogliendo e sintetizzando quello che c'è già nella lista e nei contenuti contigui, anche aggiungere delle parole d'ordine, dei contenuti chiari e in grado anche di aggredire la situazione di quel 41,7% di giovani disoccupati in Italia, che spero riusciremo a contattare il più fortemente possibile. Terza e ultima cosa, non voglio fare sociologia del strapazzo, ma tutti sappiamo qua dentro, perché probabilmente ne facciamo tutti parte, che se c'è stata una forma di resistenza attiva, di capacità di proposta nell'Italia degradata degli ultimi 10-20 anni, fortemente degradata, è senza fare tutto un erbo un fascio coloro che stanno nelle istituzioni e nei partiti, perché non credo affatto che siano tutti uguali, questa esperienza lo dimostra. Ma comunque è stato determinante il tessuto della società civile, che attraverso le sue mille forme organizzative è stato in grado non soltanto di elaborare e proporre contenuti, ma di proporre il contenuto base per un'attività politica, che è la comunità, il fare relazione a livello territoriale. Ecco, quindi un'attenzione che chiedo è non soltanto rispetto ai contenuti e alle parole d'ordine fondamentali, ma anche rispetto al dove ci dirigiamo, a quali sono i nostri, perdonatemi la parola, target prioritari. Esistono centinaia di associazioni, dai centri sociali alle botteghe del mondo di commercio consolidato, dai gruppi d'acquisto solidale alle mille attività, alla finanza etica, alle mille attività che hanno fatto il lavoro per il referendum sull'acqua a Bologna, sull'acqua pubblica. A Bologna ne sappiamo qualche cosa col Comitato 33 e il lavoro meraviglioso che ha fatto sulla scuola pubblica. Ecco, lì c'è gente che non vede l'ora di poter coniugare contenuti con persone di fiducia che siano in grado di rappresentarli. È un potenziale di mobilitazione enorme che abbiamo. Sono dormienti, spesso sconfitti, spesso incapaci di connettersi tra di loro. È un'opportunità grande, se li riusciamo a contattare avremo risultati forti. Grazie.